Cari miei, buona serata a tutti. Sono felice anche questa sera di ritrovarvi con questo video, con questo saluto, con l'augurio di una notte serena, di un riposo tranquillo per chi andrà a dormire, ma anche un augurio e un saluto per chi passerà la notte al lavoro. E vi auguro sempre tutto il bene di questo mondo che può venire solo da un contatto quotidiano, sincero, bello, umile con Gesù nella preghiera, nella fede, nella ricerca della sua volontà. Io vi leggo sempre, leggo tanti messaggi, tante mail. Alcune sono davvero forti, tristi, e in questi due giorni, in modo particolare, in cui non ci siamo visti, vi ho ricordato nella preghiera e vorrei tranquillizzarvi. Quando non ci sono le dirette, non è perché non trovate voi la linea o non trovate voi i video, è perché non ci sono. Io lo dico sempre, lo scrivo sempre, poi magari a qualcuno sfugge. Vorrei pregare insieme a voi la preghiera dell'angelo custode, perché abbiamo bisogno di essere sempre sotto la loro divina custodia e angelica custodia. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ricordo che domani ci sarà la Via Crucis, alle 18 la Santa Messa, a seguire la Via Crucis, e sarà dedicata questa settimana alle famiglie. Io vi mando un bacio e un abbraccio. Buonanotte a tutti.